Io ho avuto la fortuna di vincere a Pordenone, sicuramente è un motivo di orgoglio, e poi penso che vedere il tricolore sulla maglia del Lino faccia piacere, anche se sia quello di Serie D, però sarebbe un ulteriore motivo di orgoglio. Se l'aspettava questa rimonta che sembrava impossibile fino a 3 mesi fa? Probabilmente era uno dei pochi che ci credeva. Io quando mancavano 5 partite al fine del campionato, ti ricordi bene, 5 partite sono 15 punti, stavamo a meno 7, io dissi possiamo ancora farcela, perché fino a che la matematica ti dà la possibilità devi giocare. Alla fine è venuto i risultati che poi meritavamo. Chi confermerebbe per la prossima stagione? 7-8 calciatori possono restare, però è chiaro che la Serie C è tutta un'altra cosa, è un campionato professionistico, andiamo a incontrare squadre molto molto importanti, sarà una B2, quindi ma diciamo che gente come Parisi, Tribuzzi, Dadalte, Sforzini, De Vena... Bucaro l'ha detto in conferenza stampa, l'Avellino in Serie C deve fare un campionato da protagonista. Lei confermerebbe, mister Bucaro? Sinceramente, dopo una vittoria di campionato come l'ha fatta lui, almeno deve avere la chance, quindi gliela dobbiamo dare. Te l'aspettavi questa rimonta sulla Nusei? Io, com'è? All'inizio anno io non ci credevo. All'inizio pensavo che l'Avellino fosse già fallita, ma ora io mi sto di tutto, perché... Noi di Avellino non molliamo mai, quindi io ci vorrei ancora credere di arrivare in Serie A, perché io non ho ancora visto la promozione. Io confermerei a Tribuzzi, perché è ancora un buon giocatore. Poi Sforzini non tanto, perché è un pochino troppo vecchio. Poi lo facciamo sentire però, perché sta là. Lo so. Ah, tu sei un tifoso storico del Lupo, ti conosciamo tutti. Una battuta su questa rimonta che sembrava incredibile fino a 3 mesi fa. Allora, fino a 3 mesi fa molti non ci credevano. Il sottoscritto, che è andato a vedere tutti gli allenamenti, lo sa benissimo, ci ha sempre creduto, perché prima o poi la Nusei doveva crollare perché non poteva reggere il ritmo. Dopo la sconfitta con la Torres, se non mi sbaglio l'ultimo, la squadra si è combattata, ha trovato l'unità. Abbiamo fatto 16 su 17 vittorie e non è finita, abbiamo vinto anche i Galletti Padespruga. L'anno prossimo Serie B diretta, secondo me, come ha detto l'amico. Anche se sarà un campionato difficile, molti parlano di una B2. È una B2 questa, ci saranno grandi squadre, però se rimane la combattezza, l'unità, la voglia di emergere di questi ragazzi con il gruppo dei giovani, il gruppo degli under, degli over, secondo me possiamo fare il salto direttamente in Serie B. Patrizio, chi confermeresti per la prossima stagione? Ma io li confermerei tutti, perché sono dei bravi ragazzi, dei bravi giovani. Spero che rimanga la gran parte, perché almeno 8 undicesimi devono essere riconfermati. E Bucaro? Ti faccio l'ultima domanda. Bucaro merita una riconferma? Bucaro merita, per il lavoro svolto per la società e per l'unità che ha creato nello spogliatoio. Poi si sa il calcio come è fatto, i risultati sono quelli che contano, ma la sua esperienza ha portato anche questo risultato. Grazie. Una battuta, Alessandro, su questi tifosi? Come sempre si vede il calore che c'è sempre stato dall'inizio. Forse ora sono uscite anche alcune persone che comunque stavano ancora un po' abbattute, ma con questa vittoria campionato gli abbiamo fatto tornare il sorriso. Tutti chiedono a gran voce la tua riconferma, tu che cosa ti senti di dire? Vuoi restare ad Avellino? Sì, a me piacerebbe restare ad Avellino, però comunque penso che dobbiamo finire prima il campionato, questa World Scudetto, e poi sicuramente ci siederemo e parleremo del futuro. Ci credevi a questa rimonta che sembrava impensabile fino a 3 mesi fa? Di vincere il campionato, no, che non ci credevo, comunque mi vivevo giorno per giorno l'emozione insieme alla squadra, però poi con il passare del tempo, con il passare dei giorni, vedendo che la squadra ci credeva, ho visto che dentro di noi avevamo una grande voglia di vincere. Ciao Elino Zon. I risultati portano l'entusiasmo, portano il tifo, e il primo posto per noi è stato importantissimo, perché vincere un campionato di prima in classifica, essere pescati, sono due cose molto differenti. Per quanto riguarda la Balaustra, sono non ritornato sulla Balaustra, sono salito in due occasioni particolari, perché valevano tutte e due la sfida del primo posto, quindi ho dato una mano ai ragazzi che già lo fanno molto bene.
In alcune interviste hai detto che non ti è mai piaciuto legarti a un determinato calciatore, però chi confermeresti per la prossima stagione? No, io non mi sono mai, non mi legherò mai. Io per chi lo confermerei, questa è una cosa che ha sempre fatto il direttore sportivo e l'allenatore. Mia opinione personale, 5, 6, massimo 7 li confermerei, ma non di più. Chi in particolare? No, quelli che hanno dato, quelli che hanno lavorato molto meglio, lo sa anche la dirigenza che ha lavorato molto meglio. Bucaro, secondo te, merita una riconferma per quello che ha fatto? No, 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 su questo non ti saprei rispondere. Io quello che mi auguro che facciamo una campagna acquisti con giocatori di categoria superiore, per non poi l'anno prossimo rifare un'altra volta la squadra. Quindi partiamo già da adesso con delle fondamenti per mettere su un palazzo da 20 piani e toccare la B. L'obiettivo è di tornare subito in cadetteria? Immediatamente. Prenderci quello che ci hanno tolto? Esattamente, la parola giusta, bravo. Una battuta sull'Avellino? Non sento. Non si sente? La battuta? Dopo l'esclusione dal professionismo, per te vincere questo campionato ad Avellino è stata, si può dire, una piccola rivincita? Sì, sicuramente, soprattutto perché appena tornato i tifosi mi hanno subito parlato, mi hanno chiesto di vincere il campionato, e per me era qualcosa che mi portava dietro ogni domenica. Per fortuna è finito tutto bene, quindi sono contentissimo. Avete avuto il merito di aver riportato entusiasmo in una piazza depressa, tu sei il testimone principale di quello che è successo l'estate scorsa. Sì, purtroppo quello che era successo è stata una grossa batosta per tutti, e quindi riuscire a vincere questo campionato magari ha portato un po' di entusiasmo nuovamente a questa piazza che è spettacolare. Mercoledì affronteremo in trasferta il Picerno, però molti tifosi già pensano al futuro e anche alla dirigenza stessa. Tu in tal caso te la senti di restare? Cosa puoi dirci al riguardo? Vorresti restare? Sicuramente, ci sono tornato già l'anno scorso, quindi mi farebbe tanto piacere. È ancora presto perché stiamo ancora finendo le ultime partite, quindi penso che appena finito il campionato si saprà un po' tutto di l'anno prossimo, quindi siamo tranquilli e vediamo che succede più avanti. Una battuta su questi tifosi che anche oggi hanno dimostrato la loro passione? No, i tifosi qua a Avellino, io l'ho detto sempre dal primo giorno a tutti i ragazzi che magari non conoscevano qua, sono i tifosi quelli come in Argentina, magari sono calorosi, e quindi ci saranno sempre a fianco a noi. Sì, ci ho sempre creduto, per la verità. Sono ottimista, sempre ottimista. Essendo che si è formato un bel gruppo, un'amalgama importante, confermerei quasi il 90% dei calciatori. Dipende anche, diciamo, dai programmi della società, ma dopo 12 vittorie consecutive, Bucaro, mister Bucaro, secondo te merita una riconferma? Sicuramente sì. Per favore un pennarello. Sei stato uno dei protagonisti indiscussi di questa cavalcata trionfale. Tutti i tifosi a gran voce richiedono una tua riconferma. Sì, già l'ho detto, già è stato detto in passato, vediamo con la società ora a fine anno la loro volontà, se la loro volontà, io qua sto bene e io ancora non so niente, però, quindi vediamo un attimo quello che sarà. Una battuta su questi tifosi? No, guarda, sono fantastici, durante l'anno ci hanno sempre dimostrato di essere attaccati tantissimo a questa piazza, noi siamo contenti di avergli regalato questa gioia. Un saluto ad Avellino Zom. Grazie, ciao. Grazie. Missione compiuta allora. Sì, sono contentissimo e forza ai lupi. Chi confermeresti per la prossima stagione? Tutti. Anche Bucaro? Sì, ce lo merita, sia il Bucaro che il Cinelli. Allora Matteo, avete avuto il merito, oltre ovviamente ad aver vinto un campionato, di aver riportato, riacceso l'entusiasmo in una piazza depressa dopo le vicissitudini dell'estate scorsa.
Beh, questo ci rende ancora più orgogliosi di quello che abbiamo fatto e di quello che stiamo facendo, perché sicuramente riportare entusiasmo in una piazza demoralizzata dopo quello che era successo quest'estate era la cosa più importante. Per te è stata un'emozione doppia, oltre ad aver vinto l'ennesimo campionato l'hai fatto anche nella tua Rieti. Sì, sicuramente è stato uno strano scherzo del destino, chiamiamolo così, però la chiusura di un cerchio perfetto. Vincere a casa mia dopo un pubblico del genere è qualcosa di straordinario. Sei uno dei giocatori più importanti della difesa biancoverde e molti chiedono a gran voce la tua riconferma. Ma da parte mia c'è tutta la volontà di rimanere in una piazza del genere, perché non capita tutti i giorni di giocare a Avellino. Quindi penso la società faccia le sue valutazioni e poi staremo a vedere. Ma penso che questa sia la cosa più bella per un allenatore, per uno staff, perché comunque dopo la non iscrizione in Serie B è normale che una tifoseria, una città del genere si era depressa. Riportare entusiasmo e soprattutto la partita di Rieti, che è stata fantastica, una cornice di pubblico impressionante, per noi è la cosa più bella, per me personalmente è la cosa più bella. Molti tifosi che abbiamo intervistato hanno detto che lei, dopo la vittoria del campionato e soprattutto dopo 12 vittorie di fila, merita una riconferma, quindi ha riallacciato un rapporto con questa piazza. Da parte mia c'è la massima disponibilità, adesso penso che a breve si potrà sapere qualcosina in più. Si può dire che è stata una piccola rivincita per lei dopo quel periodo di inattività? Ma io sono stato sempre convinto delle mie qualità, è normale che venivo da un periodo non molto positivo e sicuramente questa è stata per me una gioia immensa, una sorta di rivincita, ma non dovevo secondo me dimostrare niente a nessuno, però sono molto contento e sono molto felice di quello che abbiamo fatto quest'anno. Ciao a tutti i telespettatori di Avellino Zone. Grazie mille, grazie. Che TV? Non è importante la TV, è importante la festa oggi. Lo so che è la festa. Niente, sono voluto venire qua, già stai nu, a partecipare a questa festa. Ma tanto non siamo in diretta, quindi faremo un montaggio. A partecipare a questa festa, a conoscere i calciatori, a ringraziarli del loro impegno che sono stato. Ho parlato un po' più con tutti e l'importante, cioè la cosa bella è che si è creato quel gruppo. Quindi nell'ultima partita non ce n'era per nessuno, perché la squadra ha tirato fuori proprio la forza interna, tutto quello che aveva dentro. E poi una cosa bella è stata che la squadra si è identificata con la città, che aveva talmente sofferto in estate. Però gioco forza, qualcuno dovrà andare via a campionato. Ne parlavo con gli amici, perché purtroppo la Serie C è diversa, perché poi specialmente l'anno prossimo con questi blasoni che ci stanno. E purtroppo, essendo appunto loro troppo parecchi giovani, però capite, è stato bello perché sarà un anno indimenticabile e quindi un anno glorioso come tutti quanti quelli passati dell'Avellino. Fabiano, scusa. Aspetti di... Fabiano, scusa. Una domanda, solo due. Sì. Siamo di Avellino Zona. Volevo solo dirti che per te l'emozione sicuramente è doppia, essendo irpino. Sì, come hai detto tu, è doppia. Sono orgoglioso di vestire questa maglia già da piccolo, per me è un sogno e spero di ritornare nelle categorie che contano. Un saluto ad Avellino Zon. Grazie mille. Grazie, gentilissimo. E dopo la partita di Cassino sarà stata proprio una delusione, però per fortuna i ragazzi se l'hanno messa tutte, quindi... Però in quella sconfitta la squadra ha stretto un patto, quello di vincere il campionato, e alla fine ci sono riusciti. Io alla fine invece dissi ora butto l'abbonamento perché non ci voglio più andare, però poi la forza e l'amore era più forte. E loro ci hanno portato a questa vittoria e quindi sia anche giusto che loro restino. Indipendentemente poi dalle scelte della società, da qualche aggiunta che comunque va messa. Forza Lupi. Sempre. Salve, a proposito di allenatori, mister Bucaro merita una riconferma secondo lei? Stavamo parlando proprio, ci hai sentito? Sì. No, io ho sentito Ancelotti, però qui tifiamo per il Napoli, secondo me. No, io tifo per l'Avellino. Chi tifa per il Napoli? Nessuno. No, stavamo Salernitana? Salernicana? No. Cos'è la Salernitana? Che cosa ne pensa del fatto che abbiano annullato i play-out? È una vergogna, come quella dell'anno scorso dell'Avellino mandato in D. Il Palermo è nelle stesse nostre condizioni e farà la C, se si iscrive. Noi invece in D direttamente. E purtroppo i fili del calcio in Italia li muove un delinquente. Qualcuno sognava una vendetta nel derby?
No, lasciali stare, è meglio che non incontriamo, perché io non vorrei non incontrarli mai più sta gente. Quindi se riuscissimo a fare un salto CA direttamente, evitando la B sarebbe meglio. E tornando a mister Bucaro, lei lo riconfermerà? Bucaro la merita la riconferma, perché ragazzi, stavo dicendo con loro, dice tutto quello che volete, ma uno che fa una cavalcata del genere è anche giusto che poi gli si dia la fiducia che merita. Poi è chiaro, l'anno prossimo vedremo quello che accadrà. Dipende anche dai programmi della società. Ma quello, il problema è questo, adesso si vede chi è De Cesare, perché la C quest'anno è dura, Regina, Catanzaro, Palermo. Trapani, Palermo, lo stesso Foggia, ci sono grandi squadre, quindi sarà una B2. Io confermerei Tribuzzi e Parisi come under, poi confermerei Morero perché nello spogliatoio è importantissimo e può ancora giocare in C, poi ovviamente ci sono Matute che è un calciatore di Serie C, lo stesso Nando Sforzini perché come terza punta in panchina, cioè questa è gente che devono crescere, quelli che saranno i calciatori del futuro. Un attimo solo, signora. Franco, quanto entusiasmo si è ricreato attorno a questa squadra? È enorme, perché vincendo il campionato si crea entusiasmo, questo l'abbiamo sempre detto, l'abbiamo sempre sostenuto. Vincere il campionato è un'altra cosa, quindi si è stato creato veramente un entusiasmo pazzesco. Spero che si continui su questa linea e spero che la società cominci subito a programmare, perché deve partire da questo entusiasmo di TV, deve partire da Rieti. Da Rieti avete visto quante persone hanno seguito l'Avellino e da loro bisogna partire. Qui ci stanno ancora persone che sono increduli, che persone che ancora sono diffidenti, però sono convinto che alla lunga verranno anche loro. Mario Dell'Anno ci ha detto che lui non si lega molto ai calciatori. Tu ti senti di dire chi vorresti confermare per la prossima stagione? Ma dei calciatori, che giocatori, gli allenatori passano, quelli che restano. Aspetta, è la maglietta, quindi è giusto che sia così. I calciatori passano, non ci possiamo legare. Anzi, dobbiamo ringraziare per quello che hanno fatto, ci mancherebbe. Hanno veramente onorato questa maglia, hanno dimostrato veramente attaccamento a questi colori. Si sono legati la maglia come la loro seconda pelle, a questi gli dobbiamo dire grazie veramente, perché hanno fatto un campionato strepitoso. Non recuperare 10 punti su, è vero che era un anno 6, però recuperare 10 punti veramente si è fatta qualcosa di grosso, e quindi dobbiamo dire grazie soltanto. Poi ripeto, i giocatori passano, quelli che restiamo siamo noi. Tu ci credevi a questa rimonta? Io ci credo sempre. Io sono convinto anche che, ripeto, ero convinto quando tenevamo 10 punti, ero sempre convinto che noi potevamo raggiungere la 6, poi alla fine ci siamo riusciti. Ma io sono sempre ottimista, poi quando vedi i colori bianco-verdi sono ancora di più. Un'ultima battuta, qualcuno sognava il derby con la Salernitana per vendicare quel 15 ottobre? No, pensiamo a noi, io ti prego, parliamo della Salernitana, pensiamo a noi. Saluti ragazzi di Avellino Zona, comunque complimenti. Ciao. Alessandro, tu sei abruzzese di Teramo, giusto? È la terra del panducale, però che sapore ha questa torta? Quanto è speciale? Già sono orgoglioso di essere qui in questa gente, perché è fantastica, ci hanno sostenuto tutto l'anno e spero di noi insieme a tutta la squadra di averli ripagati, e speriamo di tornare nelle categorie che contano. Per quanto riguarda il tuo futuro? Ma il mio futuro adesso è ancora presto, perché abbiamo comunque una pol scudetto da vincere, poi chissà, magari spero di rimanere, perché come me, come tutti i miei compagni di questa piazza, sappiamo che è una piazza importante, quindi chiunque vorrebbe rimanere, poi chi dovrà fare le sue valutazioni le farà. Un saluto da Avellino Zona e forza lupi sempre. Grazie mille, gentilissimo. Quanto è stata importante questa vittoria in rimonta che era impensabile? 10, da 1 a 10, 10. Io la verità non ci credevo, perché insomma, con 10 punti di distacco, insomma, però ha commesso un paio di passi falsi, noi ci abbiamo sempre creduti, e poi il risultato si è visto, la squadra è compatta. Come sono adesso le cose, secondo me facciamo altre 20 partite, le vinciamo tutte e 20, secondo me, perché... Ma così andiamo in Serie A però? Noi non siamo né da D, né da C, né da B, noi siamo solo da A e basta. E secondo me con questa società, se manterranno le cose che hanno detto, andremo sicuramente in Serie A. Poco tempo e andremo in Serie A.
ragazzi, sto facendo l'intervista, qua è una così. Vogliamo, dai. Qui si vede. Fra! E lo secondo solo, Fra. Solo chi confermerebbe per la prossima stagione? Ma secondo me Bucaro va anche bene. Secondo me, perché ha creato atmosfera. E io ho notato pure un'altra cosa. I tifosi li vedo non con gli occhi spenti come l'anno scorso, che ad agosto. Si è riacceso l'entusiasmo. Esatto, bravissimo. È stato per me. No, ma figurati, raga. Ciao. Un saluto ad Avellino Zonne, everybody, imbriacato, facete famoso, viva il vino, viva la Volupi e viva le donne, che fai? Pur femmine, pur... Soprattutto le tifose biancoverdi. Sempre, sono belle, sono tutte quante belle, la verità. Ciao raga! Era ora, è ritornato l'entusiasmo, quello che servì a questa città, a questa provincia, perché dopo le vicende che tutti sappiamo di luglio scorso è mancato quello. Adesso tutta la città è tornata in entusiasmata per il calcio e come vedete oggi c'erano non so quante persone, insomma è stato molto emozionante. Ti posso dire chi mi è piaciuto molto, sì. Dadalt, Tribuzzi, Morero. Morero che poi è stato testimone della rinascita. Assolutamente, grande persona, conosciuto personalmente, un grande uomo. Visco, il portiere. Un po' tutti bravi. Grazie. I tifosi, i primi, i più forti sono i tifosi. Dopo l'iniziale sbandamento della squadra, poi le vittorie consecutive, allora uno inizia a crederci un po' di più e alla fine è arrivata e ce la prendiamo bene, insomma. Chi confermeresti per la prossima stagione? Sicuramente il duo Bucaro e Cinelli, perché sono i veri artefici, perché all'inizio non era così con mister Graziani, quindi loro due in primis e poi da lì fare una rifondazione un po' più marcata. Qualcuno sognava già il derby con la Salernitana per vendicare quello perso, però i play-out sono stati praticamente eliminati. Chiedete allo Tito, perché si fa le regole, c'è un po' di conflitto di interessi, diciamo. Non andava fatto, andavano fatti i play-out, però alla fine è andata così. Però pensiamo a noi, a goderci questa festa. Assolutamente. Forza Lupi. Sempre Forza Lupi. La mangiata tutta Sforzini, questa è la novità del giorno. Questa torta era 4,5 kg. Sì. Quasi tutta Nando l'ha mangiata. Non è vero, no. Non dico così dopo. Non è vero? Che dopo se non corro dicono che la colpa è della torta. Hai ragione. Nando. Scusa Nando, una battuta. La torta è finita, ma che sapore ha questa vittoria? No, sicuramente bellissima per come è arrivata, per la rincorsa, perché ci abbiamo sempre creduto e anche quando eravamo a meno 10 ce lo siamo meritato e ce la godiamo. Si sta già parlando di un tuo possibile rinnovo? Ma non lo so, io speriamo, non l'ho mai negato che la volontà mia era sicuramente tornare e vincere, però poi anche dare seguito magari l'anno prossimo, sono a disposizione, la società lo sa, nel senso non è che è una cosa di dominio pubblico il fatto che io voglia restare ad Avellino, però non dipende solo da me. Un saluto ai ragazzi di Avellino Zone, ciao. Adesso puoi confidarcelo, la torta l'hai mangiata davvero? No, neanche un pezzo me l'ha data, pensa, nemmeno un pezzo mi ha lasciato.